In Veneto il 7,2% della popolazione rinuncia alle cure mediche per motivi economici, con quasi uno su quattro che ha più di 65 anni e pari al 22,3% della popolazione. Numero questo degli anziani cresciuto in 10 anni del 33%. Il disagio che ci viene segnalato dai nostri cittadini, dai nostri pensionati, è la difficoltà nell'accedere alle cure. C'è un tema costi, il super ticket sta incidendo pesantemente sulle tasche dei pensionati che già hanno pensioni basse. Sappiamo che 2/3 dei nostri pensionati vivono con meno di 1.000 euro al mese. Anziani che rinunciando alle cure diventano malati cronici con un aggravio di costi a carico della collettività, che oltretutto vede il Veneto secondo solo alla Lombardia in quanto a spese per i ticket, con 305 milioni di euro rispetto ai 495 milioni dei cugini lombardi e ai 7,8 milioni della Val d'Aosta, la regione meno cara d'Italia. A dirlo la ricerca IRES della CGIL con i dati Istat. E il super ticket incide, tant'è che scoraggia nell'accedere alle prestazioni. Ma non basta, il problema si aggrava con gli anziani soli, perché nubili, divorziati o vedovi, un popolo di oltre 421.000 persone. Sulla scia della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e dell'Abruzzo, che nel 2019 elimineranno questo super ticket, i sindacati chiedono altrettanto per il Veneto. Anche perché molto spesso il ticket con in aggiunta i super ticket rende meno conveniente rivolgersi alle strutture pubbliche, perché i costi, penso alle analisi del sangue, i costi presso il privato diventa concorrenziale. Sindacato che nell'incontro urgente in regione previsto entro fine mese chiede inoltre per la spesa dei ticket si faccia riferimento al reddito ISEE. Il 4,9% dei cittadini veneti delle famiglie venete è in una condizione di povertà relativa, senza pensare a quelli che sono in povertà assoluta.